Allora, la politica fa schifo, l'informazione fa schifo, la magistratura fa schifo, la pubblica amministrazione fa schifo, eccetera, eccetera. I giovani sono tutti drogati e così via. Ma dico, qualcuno si è accorto che questo significa che fa schifo la gente? Bessaggio, ora Eh purtroppo sì, c'è è un ritardo nel... certo che ce ne siamo accorti, avvocato. Cioè, il problema è che fa schifo la gente e ora bisogna avere l'affettuosità nei confronti della gente di dirlo. Perché guardi, è un vizio genetico della democrazia. Socrate, scrivevo io giorni fa, non è stato condannato a morte da un tiranno. Socrate è stato condannato a morte da un tribunale popolare costituito da 500 persone, in cui 280, cioè il 56%, lo ha condannato a morte. In un regolare processo con i pubblici ministeri, praticamente, che erano Anito, Meleto e Dicone. Ebbene, io credo che oggi Socrate sarebbe condannato a morte dal 93-94% della popolazione. Cioè, qui c'è stata una degenerazione della cultura, perché è un dato oggettivo. Io prima le facevo l'elenco di tutti quelli che fanno schifo e che rappresentano tutta quanta la popolazione. Cioè, qui non si può continuare a dire che fanno schifo queste categorie senza rendersi conto che queste categorie poi rappresentano tutti. Lo so che è una cosa difficile da dire in un mondo che è tutto basato sul consenso, perché la politica è basata sul consenso, l'informazione è basata sul consenso, ed è questo che ha rovinato tutto. Perché questo doversi adeguare ad una collettività che fa schifo ha trasformato anche l'informazione, poi la politica, in uno schifo. Cioè, qui è vero il contrario. Questo è il punto. Ora io queste cose le ho scritte nella storia di Giovanna e Margherita nell'85, ora le sto vivendo. La reazione contro i contenuti dei video, perché poi i primi sono stati degli spot televisivi. Gli ultimi sono dei video, quello di Rubidue è 23 minuti su temi importantissimi. C'è uno sforzo disperato di eludere quei temi, che non è del potere, è proprio della gente, è proprio internet, perché ormai poi internet è diventata lo specchio della gente. Allora io credo che la nuova civiltà debba iniziare da questa dichiarazione di fallimento della cultura, della gente, della collettività. Cioè, la gente deve ammettere di fare schifo, visto che tutti dicono che tutti gli altri fanno schifo, ognuno di noi si deve mettere dentro e dobbiamo dire facciamo schifo. A quel punto potrà iniziare un processo di Di cambiamento. cambiamento. Perché c'è una collusione culturale spaventosa, per cui non appena dici qualche cosa che non è conforme a quello che è lo stato attuale delle cose, insomma. Appena vai a toccare le posizioni, scatta questo conservatorismo di massa e sono molto più conservatori i poveracci, i disgraziati, i miserabili che i ricchi, i potenti. E perché? Proprio perché sono più deboli. Allora questa è la questione. Qui c'è un problema di cultura. Qua non è, non sono le, il mio nemico, non sono mai state veramente poi le banche. E qui il problema, cioè io nel 1985, se gli avvocati napoletani, che pure gli avvocati si dice che facciano schifo e ci metto la firma pure io, perché tutti, gli avvocati, i medici, cioè, avessero, come dire, sostenuto quelle iniziative, ma la rivoluzione culturale l'avremmo fatta Da allora. mo, Invece la chiusura terribile, infatti. perché qui ognuno pensa al suo portafoglino, ognuno pensa ai suoi piccoli interessi, questo è il punto reale. E allora è una lotta di tutti contro tutti, in Tutti. cui ognuno semplicemente mira a conservare quel pezzettino La di interrompo solo un formaggio che ha secondo, sotto i avvocato denti. Marra. Invito il nostro pubblico a riflettere su una cosa fondamentale che ha detto, Molto cioè il forte, vorrei vedere consenso di però, lo dico ideologia. anche a voi, Il secondo lì. spot, quello che fece ovviamente ancora molto inevitabilmente più scalpore, cioè quello con Karima El Merug, cioè Ruby Rubacuori, non la versione, l'extended version, cioè quella da 23 minuti che ricordava Marra, non c'è nel tempo, ma comunque lo spot con Ruby. Lo vogliamo rivedere, avvocato? Eccolo qua.
che il regime ha spogliato la società cerca, come allora, il capro espiatorio perché, colpevole o no che sia, serve a distogliere dalla necessità di un vero cambiamento. Nel mentre, aggredisce i libri di Marra, poiché in essi c'è tutto quello che non dobbiamo sapere. Leggendoli, vedrai che dal sesso all'amore, dalla disoccupazione all'economia, dall'etichettatura alla riforma istituzionale europea, la radice del male è nel signoraggio bancario primario e secondario. Concorre a sconfiggerlo, chiedendo a fermiamolebanche.it di ricalcolare dall'inizio il saldo del tuo conto corrente. Scarica gratis da marra.it 140 delle 360 pagine dell'edizione ora in commercio del Labirinto Femminile. Ora lei ha fatto vedere il video di Ruby 1, sì. Poi c'è il Ruby 2. C'è Ruby 2, quello, la vendetta, diciamo. Sul signoraggio. Sì. Ma anche qui, signoraggio, banche, e di che parlano? Ma è deliberatamente, non infatti. È che qui c'è qualcuno che è ingenuo, qui i più stupidi sono astutissimi. Allora, lo sforzo, Ruby, il mutante reggise, ma figurarsi una società, mi spiace dirlo, praticamente depravata, questa volta non al 92-93%, ma sicuramente insomma, in percentuali molto alte, chi è che sta lì a scandalizzarsi le mutande del reggiseno di Ruby? No, è che proprio tendenziosamente è stata fatta, ora proprio nei miei confronti, una cosa straordinaria. Io sono stato circondato da un muro di silenzio per 25 anni, poi l'ho rotto attraverso i video e ora disperatamente la società sta cercando di banalizzare, di ridicolizzare i miei argomenti per eluderli, e lo fa consapevolmente, consciamente, sono tutte sentinelle del regime, regime che siamo poi noi stessi. Allora qui bisogna smettere di combattere contro il potere, e bisogna capire che il potere è una forza in sé di cui ognuno è vittima e protagonista nello stesso tempo. Insomma, bisogna, io credo, infrangere la barriera del proprio inconscio fittizio, no? Ho capito. Cominciare questo dialogo con se stessi e poi portarlo all'esterno, nella coppia, nella famiglia, nella società, e i partiti sarebbero istituzionalmente preposti a farlo. Grazie. Che poi è vero che la gente fa schifo, io lo ribadisco, però poi, come dire, questo schifo si addensa poi, certo. No? Si consolida nei partiti, certamente. Nei giornali, nella magistratura. Se lo invitiamo, e non è per dire cose di comodo, non è per, come posso dire, accarezzarci dalla parte del pelo, lui è contropelo. Pronto? Io ho fatto due video con Ruby, il Ruby 1 e il Ruby 2. Nel Ruby 1 Ruby compare in mutande e reggiseno, l'ha visto il mondo quel video. Il Ruby 2 è vero che è 23 minuti, però secondo me il motivo per il quale l'ha visto un centesimo delle persone per le quali che hanno visto il Ruby 1 è che Ruby è vestita. Oh. Allora la verità è che io utilizzo questi personaggi perché li vedono, li guardano e mi servono per rendere note delle cose tremende come il signoraggio. E ora forse riusciremo, quando sarà passata questa fase iniziale in cui tutti lì a commentare su aspetti meno importanti, riusciremo a entrare nel merito di quei temi. Per il momento sono riuscito a renderli noti alla collettività. Non c'è alcun dubbio. La parola signoraggio è diventata nota nel mondo. Esatto, certo. E ora mi auguro, e ripeto, c'è voluta Ruby svestita, perché Ruby vestita, e che ne so, guarda la vestita nessuno. Che sta. No! E quindi stessero zitti, insomma.